Prima di cominciare a spulciare le venti di Ground Zeroes e The Phantom Pain, voglio far chiarezza sull'unità XOF. Questo getterà le basi per la completa comprensione degli eventi. L'unità XOF viene fondata da Major Zero negli anni 60 come unità fantasma dell'appena nata unità Fox, che tutti noi abbiamo conosciuto nell'episodio 1. Il compito di XOF era quello di supportare segretamente la Fox. L'unità doveva fare il lavoro sporco qualora ce ne fosse stato il bisogno. Persino la CIA non conosceva la sua esistenza. Non si sa molto delle operazioni da essere svolte, ma sappiamo che prese parte all'operazione Snake Eater, con il compito di ripulire le tracce lasciate da Snake, come cadaveri o segni di un possibile coinvolgimento americano. Inoltre aveva l'ordine di rimediare l'eventuale errore di Naked Snake e di portare al termine la missione in caso di un suo fallimento. Zero era il fondatore e capo dell'unità e aveva affidato il comando esecutivo a Skull Face, un uomo estremamente enigmatico e terribilmente sfigurato. Come sappiamo, nel 1972 la Fox fu sciolta e di conseguenza la XOF non aveva più senso di esistere. A quel punto Major Zero riuscì ad inglobarla nella neonata Cypher. Ora siamo giunti al punto in cui ci eravamo lasciati, con Big Boss intenzionato a costruire la sua Outer Heaven e Major Zero pronto a mettere in piedi il suo piano di unificazione del mondo tramite il controllo. Il conflitto nato tra le due fazioni stava assumendo i connotati di un gigantesco duello, ma proprio qui si inserisce un terzo incomodo, ovvero il comandante di XOF. Skullface infatti era intenzionato ad eliminare entrambe le organizzazioni, i Militaires Sans Frontières e Cypher. Mise in scena una grossa operazione segreta. Il suo piano diventò concreto quando per ordine di Cypher gli fu chiesto di recuperare Paz, salvata poco tempo prima da alcuni pescatori. Dopo gli eventi di Peace Walker, Major Zero era letteralmente scomparso, nascosto chissà dove. Solo pochissime persone conoscevano la sua posizione, una di queste era proprio Paz. Infatti la ragazza era stata convocata nel suo nascondiglio per un colloquio personale. Zero voleva assicurarsi che la giovane donna sarebbe stata in grado di svolgere il doppio gioco durante il Peace Walker Incident. Quindi Skullface la torturò pesantemente per riuscire ad ottenere la posizione di Zero. Paz era detenuta al Camp Omega, un campo di prigionia americano ufficialmente non attivo, sotto il controllo di XOF. Poco dopo venne catturato anche Chico Valenziano, infiltratosi a Camp Omega proprio per salvare Paz. Il piccolo Chico fu torturato a sua volta. Venne costretto a guardare le torture e gli stupri subite da Paz. Fu costretto lui stesso a torturarla ed avere un rapporto sessuale con lei. Skullface voleva avere delle informazioni sulla Mother Base, come il numero di soldati, gli armamenti posseduti dai Militaires Sans Frontières e i sistemi di sicurezza. Chico, profondamente scosso, stremato e mentalmente instabile, cedette e rivelò tutte le informazioni necessarie. Skullface voleva attirare Big Boss nel campo Omega. Pensò che un messaggio di SOS di Chico sarebbe bastato. Il comandante di XOF gli fece una sadica proposta: consegnare Paz ai Militaires Sans Frontières, facendo scoprire ai Big Boss e compagni che il ragazzo aveva rivelato tutte le informazioni riguardanti la Mother Base. Di fatto, rendendolo un traditore agli occhi dei suoi amici. Oppure lasciar morire Paz per farla tacere e permettere Big Boss di salvarlo. Chico scelse la seconda. Anche Paz, ormai stremata e terribilmente provata, decise di rivelare la posizione di Major Zero, a patto che Skullface lasciasse vivere Big Boss. Molti si chiederanno del perché di questo gesto. In fin dei conti, non molto tempo prima, Paz aveva essa stessa attentato alla vita di Big Boss. Per comprendere bene questo suo apparente cambio d'opinione, bisogna chiarire che durante il suo soggiorno alla Mother Base aveva stretto dei legami molto forti con tutti i componenti. Come sappiamo, il suo compito era quello di ingannarli e tradirli. E quando arrivò il momento, per lei fu molto difficile compiere la sua missione. Era rimasta segnata da quei giorni felici, vissuti in compagnia di Big Boss, Miller, Chico, Strangelove, Yui e compagni. Possiamo presumere che si sia pentita del suo gesto e voleva rimediare cercando di comprare la salvezza di Big Boss a scapito di quella di Major Zero. Ovviamente Skull Face accettò, riuscì ad ottenere la posizione di Major Zero, ma non rispettò l'accordo. Il comandante voleva Big Boss e Major Zero morti. Le sue motivazioni sono molto complesse e le spiegherò a tempo debito. Per adesso basti sapere che voleva ad ogni costo distruggere i Militaires Sans Frontières e Cypher. Per uccidere Big Boss ed eliminare definitivamente i Militaires Sans Frontières, Skull Face mise in piedi l'operazione Trojan Horse. Sapendo che Big Boss, dopo aver ricevuto l'SOS di Chico, si sarebbe infiltrato nel Camp Omega per salvare sia il ragazzo che Paz, fece impiantare delle cariche esplosive nello stomaco della donna. Come da programma, il 16 marzo 1975 Miller e Big Boss diedero il via al salvataggio dei due ostaggi. Big Boss si infiltrò nel Camp Omega e riuscì a estrarre Chico. Il ragazzo resistette al recupero. Credeva che Big Boss fosse lì per eliminarlo, come punizione per aver parlato con Skull Face. Big Boss fu costretto a stordirlo e quindi lo portò via in spalla. Chico era visibilmente scosso e psicologicamente instabile. Disse che Paz era ormai morta e consegnò una cassetta audio sul quale erano registrate le urla di Paz sotto tortura. Big Boss e Miller riuscirono ad identificare tramite i suoni in sottofondo la possibile posizione di Paz. D'altronde Chico era in gravi condizioni mentali e non rappresentava una fonte attendibile. Big Boss si recò nel probabile luogo di prigionia e, come sperava, Paz era ancora viva, anche se priva di sensi. La portò immediatamente sull'elicottero e, mentre erano di ritorno alla Mother Base, Chico fece notare che era stato messo qualcosa nello stomaco di Paz. Era la bomba piazzata da Skull Face. Intervenne prontamente un medico, che riuscì a estrarre l'esplosivo, scongiurando apparentemente l'attentato. Poco dopo, Big Boss venne contattato da Huey Emmerich, che si stava occupando di gestire un controllo della Mother Base da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Lo scienziato disse che era tutto sotto controllo. Il Metal Gear Zeke e la sua testata nucleare erano stati ben nascosti in fondo all'oceano. Assicurò che non c'erano pericoli. Ma non appena Big Boss aprì il portellone dell'elicottero, vide la Mother Base in fiamme, assediata da innumerevoli soldati di XOF. L'elicottero atterrò su una piattaforma e Big Boss riuscì a portare a bordo Kazuhira Miller. Il gruppo cercò di allontanarsi velocemente da quel massacro. Miller incolpava Paz e in preda all'ira provò ad ottenere delle risposte. Paz si risvegliò. La donna aveva ancora un'altra bomba al suo interno. L'operazione Trojan Horse di Skull Face era riuscita. La Mother Base e Big Boss erano stati spazzati via. Ora rimaneva solo Cypher. Però Zero era pesantemente protetto. Viveva in un appartamento di New York. L'intero palazzo era abitato da agenti Cypher, che facendo finta di svolgere una normalissima vita, avevano il compito di proteggere quel palazzo, non sapendo che all'ultimo piano viveva proprio Zero, in un appartamento senza finestre, non raggiungibile dall'ascensore e con un'unica scala nascosta, collegata con il balcone della stanza al piano inferiore. Skull Face sapeva di non poter entrare fisicamente per eliminarlo, così inviò anonimamente un oggetto, all'indirizzo fornitogli da Paz, una spilla a forma di pugnale molto importante per lui. La spilla era di un suo vecchio compagno in armi, ormai deceduto. Zero l'aveva recuperata e successivamente ceduta alla sua più grande amica The Boss. A sua volta Skull Face l'aveva recuperata dal cadavere di The Boss durante l'operazione Snake Eater. Successivamente ne fece una copia identica, la infettò con un ceppo parassitario e la inviò appunto al palazzo in cui Zero viveva da esiliato. Dopo essere entrato in contatto con la spilla, però, Zero fu infettato dai parassiti che avevano il compito di portarlo in stato vegetativo entro qualche anno. Skull Face, il fantasma di Fox, era uscito allo scoperto. Il suo obiettivo era completo, adesso mancava un altro tassello. Ma perché aveva fatto tutto ciò? Zero era stato infettato, ma era ancora in grado di rispondere al suo nemico. Come reagirà? Un abbraccio ad Amska. Don't you die on me, damn it! He's dropping. Intubate now. Cardiac arrest. He's in BFib. Clear. How's he doing? Well, he's stabilized, but it took too long. He's in a coma. What about him? Yeah, took some shrapnel. To the head.